successo per l'11ª edizione del raduno Autostoriche Città di Salerno, nella soleggiata domenica 23 aprile, tenutosi in Piazza della Concordia, organizzato dal CSA Club Salerno Autostoriche, presieduto da Dino Nardiello, a cui hanno partecipato un nutrito gruppo di collezionisti provenienti da tutta la provincia con gioielli meccanici che hanno abbracciato circa un secolo di storia motoristica a due e quattro ruote. In mattinata, dopo la sosta delle vetture in bella mostra che hanno suscitato la curiosità e l'ammirazione del pubblico appassionato del settore, ma anche di turisti e croceristi, i visitatori hanno potuto godere dell'esibizione dei partecipanti alla prova di abilità, supportata e supervisionata dalle figure tecniche dell'ASI. Bellissima giornata, baciati dal sole, baciate dal sole le nostre belle macchine, e hanno apprezzato tanto i passanti e i vari croceristi che si sono fermati qui nei dintorni a vedere le nostre splendide macchine. Noi portiamo in giro cultura motoristica, ci facciamo vedere in giro, cerchiamo di promuovere il nostro territorio e perché no, cerchiamo di promuovere e di fare qualcosa di più importante. Stamattina nella centrale Piazza della Concordia ci siamo incontrati oltre 40 auto per dar luogo a una gara, diciamo, di regolarità che si è dimostrata molto più goliardica che professionista. La manifestazione è iscritta al calendario dell'ASI e come tale quindi è soggetta a un giudizio, e pertanto la mia presenza ha garantito il regolare svolgimento del raduno. A conclusione delle prove di abilità, i partecipanti hanno dato il via alla sfilata per le vie di Salerno, per poi vivere alcuni momenti di convivialità e ristoro, a cui ha fatto seguito nel pomeriggio un momento dedicato alla premiazione delle diverse categorie che si sono meglio distinte. In occasione del raduno Autostoriche Città di Salerno, il presidente Dino Nardiello ha conferito il titolo di socio onorario del CSA a Vincenzo Andriuolo, scrittore ed esperto di dialetto teggianese. Dottor Vincenzo Andriuolo, oggi si concretizza questo percorso di socio onorario del Club Salerno Autostoriche, appena ricevuto la pergamena. Mi fa enormemente piacere. Stamattina invece è stato un, come dire, entrare un po' più nel vivo della tradizione delle auto storiche, delle gare di regolarità, voglio dire, quindi è stato un mondo un po' nuovo per me, nuovo e vecchio allo stesso tempo, perché sono auto della tradizione, macchine di questo tipo che hanno dietro c'è una storia, ci sono tradizioni, c'è musica, c'è tradizione popolare, c'è tecnologia, c'è di tutto. Va sottolineato che il CSA ha un grande sogno nel cassetto, la realizzazione di un progetto ambizioso non solo per la provincia di Salerno, vedere la nascita di un museo di autostoriche, così come il presidente Nardiello ha rimarcato nel corso dell'evento. In Campania manca un museo dell'automobile, quindi un museo che possa raccontare agli altri la cultura motoristica e la storia costruttiva dei nostri veicoli. Sarebbe un bello obiettivo per noi del nostro club, anche per la provincia e per tutti quanti, avere un museo qui a noi a Salerno. Tutto ciò che è conservazione, memoria del passato e cultura, non si ricorda il passato solo per fare il giorno della memoria o altro, ma per ricostruire il percorso che le cose, le persone hanno fatto, punto di partenza, punto d'arrivo e tutte le tappe intermedie. Non dobbiamo perderne nessuna, perché sennò perdiamo la memoria di noi stessi. Ogni tappa può essere talmente importante da far perdere la memoria complessiva e va conservata. Quindi ben venga il museo, ben vengono le piccole realtà, i musei più specifici sono, più piccoli, più fruibili, probabilmente più efficaci sono.